Sono Sid e nel 1991 ho fondato il primo media italiano che ha parlato di musica, rap e cultura hip hop. Ti racconto brevemente la storia di AL Magazine. Oltre 30 anni fa decisi di creare la prima rivista che in Italia parlasse di musica rap e cultura hip hop, semplicemente perché nessuno lo faceva. E allora mi sono detto, lo faccio io. Io però all'epoca non avevo alcun mezzo, quindi parliamo di un periodo in cui non c'era ovviamente internet, non c'erano i social e io non avevo neanche un computer. Mi ingegnai e cercai cosa potevo utilizzare e trovai la macchina a scrivere di mio nonno che era in soffitta e per forza di cose decisi di usare quella. Quindi i primi testi li scrissi con la macchina a scrivere, incollai questi testi su altri fogli a tre dove ho messo poi anche altre foto e ritagli di giornali, foto di rapper, foto di graffiti che presi da due riviste di cui mi ero abbonato. Una era 14K, una rivista principalmente di writing svizzera, e l'altra era Hip Hop Connection che avevo scoperto durante un viaggio a Londra. Una volta finiti, diciamo, tutto il collage, ho preso questi fogli a tre, sono andato in fotocopisteria e per ore e ore e ore mi misi a fotocopiare tutto quanto e poi, tornato a casa, confezionai uno alla volta i numeri a mano che poi vendetti alle jam e durante i concerti. Feci questo per sei numeri per circa due anni, fino a quando nel 1993 decisi di fare il grande salto e stampai il primo numero in tipografia. Nei 10 anni di vita di AL ovviamente io non ho fatto tutto da solo, ma strada facendo sono stato affiancato da una serie di collaboratori che hanno dato un apporto fondamentale alla crescita della rivista, passando da un prodotto amatoriale a uno assolutamente professionale. Purtroppo anche AL, con la crisi dei primi anni 2000 del rap italiano, ebbe difficoltà a sostenersi, perché noi eravamo comunque sempre rimasti indipendenti, eravamo un editore che non aveva le spalle larghe e quindi, prima di andare troppo in rosso, decidemmo col numero 53 di chiudere le pubblicazioni. Quindi, se sei un ex lettore di AL, oppure sei più giovane, ne hai solo sentito parlare, oppure non lo conosci affatto ma vuoi scoprire un po' da dove arriva il rap che c'è adesso, ti invito a seguirci sul nostro sito internet, dove ogni settimana pubblichiamo una selezione di articoli provenienti dall'archivio della rivista. Seguici anche su Facebook e su Instagram e sul nostro canale di YouTube, dove con alcuni video, con interviste e approfondimenti cerchiamo di fare da ponte tra gli anni 90 e i giorni nostri.